Molto bene. Ok, allora intanto bentrovati, spero di riuscire a darvi qualche spunto, qualche riferimento, insomma, qualche cosa da portarsi via direttamente a casa e poi in palestra. L'attività che io faccio come referente tecnico territoriale è un'attività che deriva dal settore squadre nazionale per i centri tecnici federali e dal comitato regionale, che per il terzo anno quest'anno mi ha dato la possibilità di farlo, fra virgolette, a tempo pieno, nel senso che anziché lavorare in un club, faccio attività con mandato di seguire l'attività giovanile per il Comitato Regionale Lombardo. La sfera, diciamo, sulla quale io, di ragazzi, sulla quale io riesco a intervenire maggiormente è quella under 13 e under 14. Cercherò di sbrigare abbastanza velocemente la pratica introduttiva perché io diciamo, ho già sviluppato questo argomento cercando di spiegare il tipo di attività svolta in questi 3 anni, però ovviamente non sono mai riuscito a farlo in maniera completa, per cui la mia scelta è stata ed è quella di dividere in pezzi. Allora, oggi io tratterò in particolar modo l'aspetto del gioco senza palla, domani ho un'altra riunione con Cusano Milanino dove affronterò quello dell'uno contro uno con palla e ne ho fatte in precedenza analoghe dove ho toccato un pochettino random questi argomenti. Quindi, allora, io direi che possiamo andare. Le criticità che io ho ritrovato, e con questo chiaramente non voglio pontificare, diciamo che settore squadre nazionali, ricerca di giocatori per l'alta, per gli alti livelli, eccetera, eccetera, insomma, diciamo che le difficoltà più evidenti che io ho riscontrato nelle annate under 13 e under 14 sono una difficoltà, una mancanza di taglio e atletismo, quindi come doti naturali, perché a quell'età insomma difficilmente abbiamo noi la bravura di sviluppare in maniera clamorosa queste qualità, ma vuol dire che il reclutamento probabilmente è in sofferenza, la preparazione atletica fisica dei ragazzini, dei bambini è chiaramente qualcosa di ancora non definito, cioè non esistente, per tutti i problemi che sappiamo, la scuola, la vita, per cui questo è un aspetto carente. L'altro aspetto carente è l'aspetto legato al tiro, cioè questi i ragazzi, la maggior parte dei ragazzi si fidano e confidano nelle loro capacità, spesso quelli precoci, di andare a tirare contro tutto e tutti. Il tiro ovviamente è una cosa che non dà risultati immediati, soprattutto nella costruzione, è rarissimo trovare ragazzi che abbiano, ma anche a livelli più alti, che abbiano questa caratteristica spiccata. In buona sostanza, l'aspetto. Guido, scusami, ci Sì, dimmi. potresti Certo. metterla a tutto schermo, che chi magari è sul telefono la vede piccolina? La mia paura è che poi non riesco a rimpicciolire. Ok. Allora, in buona sostanza è del tutto scontata l'importanza del tiro, la faccio breve perché si vincono le partite per i canestri fatti, non per i pallesi e per i passaggi. Ciò non toglie che ovviamente non sto dicendo che pallesi e passaggi non contino, però è palla canestro, i punti sono quelli che si marcano appunto attraverso dei canestri fatti e non attraverso il numero di passaggi o di pallesi. Gli altri due aspetti che sono collegati sono innanzitutto l'uno contro uno con palla, dove in buona sostanza difficoltà di letture, capacità tecniche limitate, questa ostinazione da attaccare il ferro e l'uno contro uno senza palla che svilupperò un pochettino più approfonditamente adesso. Un altro aspetto è quello, diciamo, dal punto di vista della mentalità. Quindi in alto criticità FTM sta per fisico, tecnico e mentale e banalmente sono, le ho individuato le più importanti in questo, una mancanza di aggressività nel gioco, cioè questo senso di sfida costante con l'avversario diretto, sì che sia attacco o difesa, mantenendo costantemente l'iniziativa sull'avversario, che dobbiamo affrontare. L'altra cosa è il significato di essere atleta, cioè anche questo è un aspetto che, secondo me, è molto carente nei ragazzi. Allora, tiro è il fondamentale più importante dell'attività giovanile. Perché? Per i motivi che ho detto prima e perché ci vuole del tempo per costruire un automatismo motorio efficace che permetta a un ragazzo di avere anche percentuali accettabili. Per essere molto chiari e scontati, io sono tra quelli che non si incavola con
con i giocatori o gli allenatori che fanno le difese fruttate, perché posso fare poco, cioè che utilizzano in maniera strategica i limiti oggettivi dei ragazzi che hanno di fronte. Per cui stare staccati significa concedere il tiro, prepararsi alla penetrazione. Non mi incavolo con loro, ma semplicemente con chi si lamenta dico: benissimo, che cosa possiamo fare noi di più utile che cercare di convincere un altro di fare qualche cosa che pensiamo non vada bene. Lavoriamo sul tiro. Il tiro è una cosa che richiede tempo e pazienza, per cui banalmente dobbiamo rivedere forse il nostro modo di stare in palestra, facendo diventare il tiro una delle componenti fondamentali che accompagna lo sviluppo tecnico e non solo del bambino, dalla fascia più bassa d'età fino a quelle più alte. Quindi bisogna che i ragazzi facciano tiro con tecnica progressiva, eccetera, eccetera. È l'argomento centrale di ogni allenamento. Se potessi dare un suggerimento, direi: il tiro si fa sempre all'inizio, perché uno, la costruzione di un automatismo corretto è gioco forza, bisogna farlo senza velocità e senza presenza di difesa, quindi e senza chiaramente stanchezza. Queste tre cose mi fanno dire che all'inizio io ho queste condizioni per sviluppare la tecnica del tiro. L'altro argomento ovviamente è che nella gestione di un allenamento spesso e volentieri arriviamo alla fine e poi riteniamo più importante fare altro, tipo una rimessa, l'attacco alla zona o qualche altra magata che ci passa per la testa. Se posso dare un consiglio, il consiglio è: il tiro, abbiamo un'ora e mezza di allenamento, 30 minuti dedicato sempre all'inizio con tecnica progressiva, per cui dalle cose più elementari fino agli sviluppi, diciamo, più alto, alle separazioni, le ricezioni, eccetera, eccetera. Il ball handling è una cosa che viene utilizzata il più delle volte, secondo un manuale del bravo allenatore, a inizio campionato, perché qualcuno ci ha detto che bisogna fare così. In realtà il ball handling è un'esigenza, cioè ball handling significa maneggiare la palla, non fare necessariamente degli esercizi statici. Significa far diventare le mani, la palla un appendice delle mani. E tutto questo in funzione dell'uno contro uno. L'uno contro uno diventa quindi la base del gioco, sia per l'attacco che per la difesa, e questa percentuale 80-20 sta a significare che l'80% del tempo va per l'attacco. La presenza del pallone e il numero, diciamo, la complessità dei fondamentali, la difficoltà di fare automatismi appunto con la palla in mano richiedono maggior tempo che la difesa. Ciò non vuol dire che sulla difesa non si lavora, perché si può lavorare sull'aggressività, sui principi, sui concetti difensivi, il posizionamento, eccetera, eccetera, e si può fare difesa mentre si fa attacco e viceversa. Quindi con poco si ottiene molto, e questo ve lo posso dire per esperienza diretta. Allora, ovviamente parlando di uno contro uno, tornando al discorso dell'80%, uno dei grossi problemi, oltre al fatto di far diventare quasi naturale il maneggiare la palla, è la necessità di una dissociazione delle mani e dei piedi. Ora, se nel gioco senza palla questo non esiste, voglio dire relativamente al possesso della palla, potete bene immaginare, se vi chiedo di fare dei palleggi alti muovendo i piedi veloci o dei palleggi veloci muovendo i piedi lentamente, ci sarebbe un certo imbarazzo. È esattamente quello che volevo dire. Tutti i movimenti di uno contro uno che noi vediamo da giocatori esperti hanno praticamente, oltre alla padronanza, quindi il controllo della palla, hanno anche il controllo del corpo e la capacità di mettere insieme, dissociando mani e piedi. Ovviamente le letture. E ultima cosa, già detta e ribadita, la mentalità. Ok? Personalmente sono questi gli aspetti che nel biennio / triennio, mettere dentro anche gli under 15, io svilupperei nella tecnica dell'uno contro uno. Dal palleggio, quindi gioco contro di te, ti supero, ti batto e vado a canestro. Uno contro uno per superare dal palleggio. Separare con una buona difesa, ovviamente non riesco ad andare oltre, ma posso crearmi lo spazio per un tiro con le separazioni. Da ricezione sono tutte le situazioni in cui io prendo la palla con un difensore in ritardo, che sia il penetro scarico o qualsiasi altra cosa. Io ho la palla in mano e ho un vantaggio di spazio-tempo che mi può permettere o di tirare, sfruttando il vantaggio, o di sfruttare il recupero per una penetrazione. Spalle canestro. A 13 anni? A 14 anni? Allora, spalle canestro bisogna intenderci.
Innanzitutto, tutti i movimenti a canestro in taglio finiscono in situazioni dove devi essere capace di fare una conclusione utilizzando il corpo a protezione della palla. Quindi già questo è un concetto di spalle a canestro. Secondo, se come vedremo sono dentro l'area, magari dopo un taglio, sono marcato, ma la palla gira, questa circolazione di palla fa sì che il difensore viene scavalcato dalla circolazione dei passaggi. Io di questo devo accorgermi. Troppi ragazzi questo non lo sanno fare, non lo vedono, prima ancora che non saperlo fare. Il fatto di avere giocatori che tagliano o che rubano la posizione internamente significa costringerci anche a vedere il passaggio penetrante, che se giochiamo solo in penetra e scarico chiaramente limitiamo al massimo. Ovviamente giocare spalle a canestro ogni tanto è anche il modo migliore per imparare a cosa fare per giocare contro un avversario che ti mette spalla a canestro. E da ultimo il rimbalzo d'attacco, che non è tanto una questione di tecnica quanto di mentalità. Basterebbe che negli esercizi di uno contro uno, qualsiasi essi siano, si finisse l'azione con un canestro. Parlo degli esercizi nella metà campo. Io gioco contro di te, sono in attacco, sbaglio il tiro, lo prendi tu, tiri per far canestro. Prendo il rimbalzo io che sono in attacco, tiro per far canestro. E durante l'anno abbiamo un'infinità di situazioni dove siamo costretti quindi a utilizzare il nostro corpo a protezione della palla, cosa che facendo solo esercizi risulterebbe troppo limitativo. Che cosa possiamo fare noi per i ragazzi? Innanzitutto favorire la consapevolezza di che cosa vuol dire il tiro nel gioco. Cioè, non essere sfidati al tiro è una cosa fondamentale. Noi dobbiamo far capire ai ragazzi che anche i più bravi tiratori tirano, non so, Thompson, Golden State, 3 punti, 44%, benissimo. Vuol dire che 5.6 su 10 sono rimbalzi d'attacco. Quindi non sei obbligato a far canestro, perché hai anche la possibilità di sbagliare, perché anche i più bravi sbagliano, ma non solo, hai una possibilità di recuperare il rimbalzo e torniamo al rimbalzo d'attacco. Questo diciamo che è un aspetto psicologico per favorire quello che è l'approccio al tiro. E l'altra cosa, l'importanza dell'allenamento individuale. 2 allenamenti alla settimana, 3 non bastano. Allora la frase che non è di Kevin Durant, che il lavoro duro batte il talento che non lavora, però è una realtà vera. Per cui questa è una cosa che bisogna far trasferire e, riflettendo noi bisogna cambiare qualche cosa nei nostri allenamenti. Se noi non abbiamo abbastanza tempo, bisogna trasformare gli allenamenti in qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo fino ad oggi. Se ripetiamo quello che abbiamo fatto fino ad oggi senza modificare nulla, non possiamo pensare di trovare dei cambiamenti. Esempio, non tiriamo abbastanza? Qualsiasi esercizio di passaggio a coppie, io passo, taglio, vado a tirare, benissimo. Anche l'altro giocatore bisogna trovare una situazione perché possa tirare. E abbiamo raddoppiato il numero di tiri all'interno dell'allenamento. Oppure bisogna aumentare il lavoro a stazioni, dividendoci anche su 3 campi, anche stando magari da soli, perché dividere 15 ragazzi su 3 campi, su 3 zone di campo, significa fare 5 che lavorano in una metà campo, 5 in un'altra, 5 centralmente, non necessariamente con esercizi che affrontino lo stesso argomento, ma che danno però la possibilità chiaramente di poter a svolgere molte più ripetizioni. E l'obiezione che sono da solo a fare allenamento è un problema a cui bisogna trovare la soluzione. E quello che mi viene in mente è che in questo caso la soluzione potrebbe essere: un giorno faccio un allenamento, un esercizio particolare, lo chiamo in un modo, specifico gli obiettivi, glielo faccio capire, glielo faccio quindi imparare, benissimo. Il giorno dopo abbiamo un esercizio noto. Il giorno dopo ancora ne faccio uno diverso, quindi il primo rosso, l'altro blu, il terzo giorno bianco, benissimo. E si lavorerà il quarto giorno con bianco, rosso e blu, che nelle 3 fasce di campo e a rotazione si sviluppa il tutto. Il controllo non può essere totale. Il controllo non ce l'abbiamo totale sulla partita, su tutti i giocatori. Per cui dobbiamo educare i ragazzi a raggiungere chiaramente una sorta di autocontrollo. E arriviamo qua. Favorire la consapevolezza che l'allenamento chiaramente è fatto di qualità, come vengono eseguiti i gesti tecnici, quantità, non c'è automatismo che non può essere possibile se non attraverso la ripetizione di gesti tecnici numericamente ripetuti
con alti numeri appunto e con correttezza e qualità nell'esecuzione. Migliorare una scelta deve essere un'autoesigenza, una libera scelta del ragazzo, e credo che se i ragazzi vengono sensibilizzati questa cosa sia possibile. Lo dico anche per esperienza, quest'anno abbiamo fatto un camp a Bormio con un gruppo di ragazzi del 2006, benissimo, tra questi ragazzi c'è stato qualcuno che nelle due settimane dopo ha fatto da solo quasi 4.000 tiri. Allora bisogna avere la pazienza che le cose possano accadere, bisogna darsi il tempo che le cose accadano, bisogna spendere tempo. Noi abbiamo necessità di migliorare la comunicazione con i ragazzi, noi possiamo andare in palestra e pontificare, già a scuola lo fanno abbastanza. Noi dobbiamo fare qualche cosa che sia un qualcosa più di complice, amici con i giocatori, con i ragazzi no, ma maestri, educatori, coach, cioè guida, sì. Istruttori no, nel senso che se l'istruttore è quello che addestra il cane, poco si confà con quello che è il nostro ruolo. Da ultimo, cosa possiamo fare noi per i ragazzi? Ovviamente avere visione, quindi impiegare i ragazzi in ruolo futuribili. Se io ho il mio ragazzotto maturotto che magari ha difficoltà a mettere la palla a terra, ma palleggiando all'indietro spinge 5 avversari sotto canestro fino a tirare e prendere un fallo, benissimo, forse bisogna fare qualche cosa noi perché questo non avvenga, perché magari quel ragazzino avrà prospettive magari maggiori se farà un percorso tecnico diverso. L'impiego in gara, formare, non speculare per vincere, declinare la parola vincere lo si può fare in mille modi. Lo si può fare allenando una squadra di un oratorio dove si vuole impedire ai ragazzi di passare le giornate in mezzo alla strada e magari con rischio di perdersi tra droga e malavita. Lo si può fare in un CSI, lo si può fare in un carcere, lo si può fare in una squadra di Serie A. Benissimo, è tutto diverso il declinare del vincere. Vincere potrebbe essere, qui ci tengo, a questo punto faccio un saltino anche se volevo, ok. Tutti vogliono vincere, ma non tutti sono disposti a prepararsi per farlo. Questo lo diceva Bobby Knight, che era uno veramente competitivo, ma declinare è questo. Intanto chi fa attività giovanile con i bambini più piccoli, mini basket, vince se i ragazzi si divertono e se i ragazzi continuano a giocare, si appassionano e si fidelizzano. Qui, ok, è importante, sono un po' più grandi, far capire che la vittoria significa sapere di aver dato il massimo. Questo è uno degli obiettivi che io chiedo ai ragazzi che alleno. Dovete dare il massimo delle vostre potenzialità e dovete imparare almeno una cosa in allenamento. L'obiettivo è questo, non è vincere, è una conseguenza. E non ultimo, formare delle brave persone, perché questo è ben bisogno, non solo nella pallacanestro, ma anche nel nostro quotidiano. Ok. Chi non insegna i fondamentali? Chi non ha cuore lo sviluppo dei ragazzi? Chi? La realtà è che possiamo dire quello che vogliamo, ma alla fine siamo quello che facciamo. Se il nostro diciamo verbale è voler sembrare di essere allegri tenendo il broncio, ovviamente non c'è coerenza. La coerenza significa avere degli obiettivi e renderli oggettivi, renderli evidenti, visibili. Predicare bene e razzolare male non va bene. Due cose. Da un articolo su Sportando, di qualche tempo fa, Mizzo parla: da noi ogni ragazzo, almeno inizialmente, gioca da playmaker. Questo non è vero. Gioca da esterno, cioè gioca da palleggia, penetra, fa arresto e tiro. Questo aiuta nello sviluppo futuro. Vero. Un'altra riflessione, Cruyff, 2016, va a allenare al Barcellona. Benissimo. Considerazione numero uno, sparizione del calcio da strada, un giovane calciatore aveva perso in media 10 ore di allenamento individuale, fondamentali, per quanto fatti in forma libera. La tecnica di base di molti giocatori era mediocre, perché? Perché si dava troppa importanza al gruppo, come far giocare la squadra, bla 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 bla, bla, e la tecnica non era chiaramente curata sufficientemente. Da ultimo, ci si doveva concentrare di più sugli allenamenti individuali. Un altro sport, un altro allenatore, un altro contesto, è un messaggio chiaro. Bonicioli, un personaggio abbastanza folcloristico del nostro movimento, quest'anno è andato in questa prep school in America. Benissimo. Ho sentito dei suoi interventi,
perché volevo sapere questo. Le sue considerazioni sono state più o meno queste. In America, se noi andiamo a vedere come giocano, i non ridiamo. Gente che si pesta i piedi, timing che non esistono, eccetera, eccetera. Ma la prep school è, diciamo, una via di mezzo che porta dall'high school all'NCAA, quindi una via di mezzo. È una cosa però importante. La gente li paga 20 e passa mila dollari per essere iscritto in questa scuola e per altri 20 e passa per il vitto, l'alloggio e il mantenimento. Per cui in buona sostanza è una roba seria. Benissimo. L'altra considerazione che fa è questa. Quasi tutti, ottimi tiratori, ottimo controllo di palla, ottimi atleti. Se dovessi tornare indietro, probabilmente farei qualche cosa di diverso. Mi preoccuperei più dello sviluppo tecnico, fisico e, aggiungo io, mentale dei ragazzi. Ok? Quindi, non è l'ordine in campo che spaventa un po', l'ordine in campo puzza perché mi sembra di vedere ragazzi giocare sui binari, piuttosto dovrebbe essere stimolante vedere che c'è una sovrapposizione di iniziative che magari c'è modo di limitare, ma se stiamo dietro ai semafori verdi, ai diritti di precedenza che l'allenatore passa, diventa dura. Questa è la chiusura della parte che mi interessava. Per chi di voi volesse, magari se non sviene prima, domani farsi del male, dovrei affrontare la parte relegata all'uno contro uno con palla. Adesso entriamo in argomento. C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda? No, per ora no. Ok. No. Sono già tutti andati a prendere il gelato, tanto sono chiuse le... Sono tutti abbioccati, non ti preoccupare. Ok, perfetto. Va bene. Allora, giocare senza palla. Perché è importante? 40-20-4-16 cosa vuol dire? 40 minuti di gioco. Attacco-difesa, facciamo statistica. 20 attacco, 20 difesa. 20 in attacco, 4 minuti con la palla, 16 senza palla. E anche qui la cifra magica è 80-20. L'80% del tempo siamo senza la palla, il 20% abbiamo la palla in mano. Parlando del gioco senza palla, non parlerò dell'uso dei blocchi, e perché ovviamente l'uso di un blocco è uno strumento che serve a uno che per esempio ne beneficia per avere un vantaggio non creato da sé ma da altri. Ok? Quello che noi si vuole fare a quest'età è l'esasperazione della tecnica individuale, crearsi un vantaggio in termini di spazio e tempo attraverso l'esecuzione corretta e qualitativa dei fondamentali individuali. Ovviamente, vi faccio un'anticipazione, secondo me sono importanti dei principi che ci guidano nel lavoro e non fare riferimento alle situazioni. Perché dico questo? Se parlando di giocare senza palla vi chiedessi quali sono le casistiche che avete in testa o quelle che avete allenato ultimamente, probabilmente troveremmo situazioni più basilari che sono il taglio davanti, che secondo me non è neanche così tanto allenato, anche se è una delle cose più efficaci in assoluti, il backdoor, che più o meno tutti conosciamo, e spesso e volentieri, piccolo aneddoto, ero ragazzino, intervallo di una partita, arrabbiatissimo, urlavo, il backdoor, ci stanno facendo un sacco di backdoor perché eravamo aggressivi. Peccato che alla domanda cos'è il backdoor, i miei ragazzi, o perché terrorizzati ai tempi, o perché semplicemente non glielo avevo detto io, non avevano chiaro cosa fosse questo concetto. Allora, non diamo nulla per scontato. I primi che devono dare nulla per scontato siamo noi, in particolar modo anche adesso che mi ascoltate. Adesso vi faccio vedere questo filmato con, diciamo, indicazione, ok? Cercate di vedere quali situazioni di uno contro uno si vedono. Knowing how to move effectively on the basketball court without the ball is a fundamental aspect of... Innanzitutto, si vede o va a scatti? Game. It is all about understanding. Allora, io personalmente lo sto vedendo bene, ma è... Perfetto. Allora scrivete a Stefano se non si vede bene. Se non si vede problemi, bene. Lo scriva. Io scatti. Nulla. Knowing how to move effectively on the basketball court without the ball is a fundamental aspect of it. Esatto, ma scatti. Allora, su una cosa, adesso poi cerco di rallentare io. Comunque abbiate fede che queste cose ve le giro.
Ok? Quindi andiamo con fiducia. Sì, allora poi considerate che registrando the ball is a fundamental aspect of the game. It is all about understanding where to move in relation to the ball and how to take advantage of defensive lapses that can open up avenues to the basket. Using Otto Porter, one of the best cutters in the NBA, we can demonstrate possible cuts off the ball. It is important to note that most cuts off the ball are not scripted, but rather they are reads based on how a defender is covering. These reads become possible because the coach gives the player freedom to be able to make decisions on their own. In most of these examples, the defender loses sight of their check. Ok, questo filmato dura 3 minuti. In realtà accorcio un attimo perché voglio sviluppare l'argomento. È del tutto evidente che per poter vedere tutto quello che accade bisogna avere il focus su qualche cosa, se no è qualcosa che ci scorre e chiaramente noi non riusciamo a percepire qualcosa, cioè avere chiaro, cioè tutti guardiamo lo stesso film e non vediamo lo stesso film, tutti guardiamo lo stesso quadro e non vediamo lo stesso quadro, tutti vediamo le stesse azioni e non vediamo le stesse azioni. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire innanzitutto che l'uso del videoregistratore può essere utile per noi, innanzitutto per chiarire, okay, certi aspetti del gioco. Poi sono anche convinto che sia importante farlo coi ragazzi, ma non per scoutizzare partite o okay, che, per far vedere dei modelli corretti di esecuzione di un qualcosa di fatto bene, di corretto, che sia fatto anche stimolante da vedere, okay? Oppure far vedere filmati di esecuzioni dei ragazzi che si guardano e si vedono con occhi diversi, come quando noi sentiamo la nostra voce non ci riconosciamo. Allora, giocare per ricevere, principio casistica. Allora, davanti, dietro, è una casistica. Autoblocco, questo, ok? End off, questo, è una casistica. Andiamo oltre le casistiche. Allora, cercate di seguirmi. Questo è un esercizio che ho sviluppato un po' negli anni, sicuramente non sarà niente di originale. Allora, provate a immaginare, io di solito faccio questo, l'uso come un test. Due file, ok? Passa una fila sola con palla, passaggio a me, questo viene, gliela passo, terzo tempo e si cambiano di fila. Ovviamente voi vi starete chiedendo se, oltre ad aver mangiato pesante, ho anche bevuto. Abbiate pazienza e seguite. Allora, lo sviluppo dell'esercizio è questo. E io chiaramente, usando la voce, incito i ragazzi a essere sempre più rapidi. Morale, si entra in una routine, ok? Come il topolino nella ruota. Si entra in una routine perché nella testa dei ragazzi, se corrono e faticano, si impegnano. Se vanno piano, non si impegnano, perché non faticano. Mentre la pallacanestro, prima di tutto, non è correre e basta. Non è stare fermi e basta, ma è variare da situazioni sprint, situazioni diciamo di sosta o anche di camminata. Ma questo per dire che cosa? Perché a un certo momento sulla ricezione io resto così e ovviamente questa diciamo è più o meno la visione periferica che io posso avere, ok? Immancabilmente i ragazzi vengono a ricevere la palla quando non sono io in visione e quando loro non hanno contatto visivo. Quindi il punto di insegnamento, il punto di riflessione che io faccio vedere a loro, io non dico a loro cosa devono fare e perché. Ok? Vieni qui che ti passo la palla, vai a tirare. No, questo l'ho fatto qui, ma l'ho fatto perché sapevo dove volevo andare. Volevo andare a questa situazione dove io non mi giravo, non fronteggiavo e loro venivano a ricevere la palla uguale in una situazione in cui non potevano ricevere. A questo punto entra il metodo, ok? Perché non ricevi? E allora ti incominciano a dire, non mi ricevi perché non mi passi la palla. Benissimo, ok, ma se io guardo di là, come posso vedere te? Chiaramente in questo caso ho dato la risposta. In realtà io voglio provocare un ragionamento perché ovviamente è una cosa molto induttiva, molto semplice, ma la realtà è che per ricevere questa palla, ok, devi darti il tempo che io la riceva e che io ti veda. Per cui il riferimento che noi abbiamo, in questo caso, da riceventi, è non solo la palla, ma anche gli occhi del passatore. Sembra una cosa banale? Benissimo. Io ho allenato tra i tanti Diawara,
un animale di 2 metri e passa con muscoli da vendere, che riusciva a correre i blocchi ma in situazioni in cui la palla ancora non era arrivata a chi l'avrebbe dovuto passare, quindi si sarebbe trovato libero senza poter ricevere probabilmente. Quindi il problema qual era? La tecnica del blocco? No. La corsa? No. Il problema era il tempo, ma il tempo te lo dà solamente aver chiaro dove è la palla e il contatto visivo con chi ti guarda. L'esercizio è questo, non ci sono difese, ok? Non ci sono altre variabili, ho semplificato al massimo. Altro step, una volta che ho chiarito che bisogna vedere la palla e gli occhi del passatore, cioè il passatore deve essere in condizione di passarti la palla, essere liberi qui senza poter ricevere non ha senso. Una volta che questo è chiarito, il gradino successivo è questo. Un giocatore si allontana, ritorna, ok? Riceve la palla, fronteggia e solo quando ha fronteggiato, ovviamente, quando praticamente il numero 3 vede la palla nelle mani del compagno numero 2 e vede il contatto visivo, parte, ok? Questo chiaramente crea una routine virtuosa, perché ognuno fa la cosa al momento giusto, ok? Al momento giusto, per cui lo smarcamento, la ricezione è tutta una conseguenza di un ragionamento logico. Scontato? No, logico, non è assolutamente scontato. Come potremmo definire questo? Il tempo del passaggio, il tempo dello smarcamento, ok? Andando avanti. L'altro aspetto che curo, nel frattempo correggo le cose, vediamo un po' se mi si riesce, non ci riesco, ok. Questo adesso sono io, con la maglia rossa, e su questo esercizio, senza dire una parola, io incomincio a mettermi vicino qua, gli do dei gran rusoni, ok? E allora qualcuno viene a prendere la palla qua, niente da dire. Allora incomincio a dire, benissimo, ma qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo obiettivo? E magari qualcuno dice, prendere la palla. Allora io guardo il tabellone, chi vince? Chi vince? Chi vince? Chi vince? Chi fa canestro? Benissimo. Allora qualcuno subito dopo fa questo. Nel frattempo magari mi incomincio a muovere e creo una situazione diversa, per cui c'è chi fa questo direttamente e questo. Perché? Perché oltre a riconoscere dove è la palla, ok? E se è il contatto visivo del passatore, riescono anche a riconoscere la posizione del difensore e quindi non solo quando partire, ma anche dove andare per ricevere, ok? E questo è un processo induttivo che è un creare prerequisiti che i ragazzi possono utilizzare nel gioco senza palla. Quindi, quali riferimenti? Palla più occhi passatore, l'avversario e ovviamente, una volta che io ho definito dov'è la palla, dov'è il difensore, ho anche l'abilità, la possibilità di definire qual è uno spazio. In buona sostanza, il mantra che passa loro non è mio, ma è di Dule Vujosevic, ma che mi trova perfettamente in linea, è guarda, pensa, fai. Guarda, pensa, fai. La palla canestro è uno sport di situazione. Ogni volta c'è una situazione, problema da risolvere. Risolvere un problema significa individuare i dati che compongono il problema e sulla base della realtà oggettiva data dai dati, trovare la soluzione più vantaggiosa per poter essere efficaci con l'obiettivo di ricevere la palla, far canestro, eccetera, eccetera. Allora, guarda, pensa, fai, è la summa di questo. Sport di situazione, ok? Risolvere problemi, guarda, pensa, fai, ti dà questa possibilità. Ovviamente, sapere dov'è la palla, ok? E dove sei tu, definisce la linea di passaggio, se vogliamo avere anche dei concetti chiari, ok? E la cosa che diremo in più, anzi l'avrei già introdotta prima, parlando con i ragazzi, è chiaro che non si può pensare di far tutto dall'oggi al domani, è chiedere in questa situazione, io allenatore, chi marco? Rivolto magari a lui, e lui mi risponde, marchi me. E allora gli dico subito, ma tu chi marchi? E ovviamente le risposte sono le più svariate. Ma io sono in attacco. La realtà non è questa, perché attacco e difesa sono la stessa faccia, sono le due facce della stessa medaglia. Ovviamente se tu marchi me, è perché guardi me per sapere cosa ti conviene fare. E io guardo te e marco te
perché chiaramente alla stessa stregua, cioè a seconda di quello che io faccio, tu farai una scelta diversa, perché cambiano i riferimenti, cambiano le situazioni, problema. Quindi parolina che non è mia, io la prima volta l'ho sentita da Coach K di Duke, marcare il difensore. Ma queste cose si vengono stratificate giorno per giorno, allenamento per allenamento. Non si può pensare di costruire tutto dall'oggi al domani partendo, che so, dai blocchi in vento, perché didatticamente è una scelta folle. Quindi il nostro giocatore alla fine cosa si trova a sapere? A sapere che cos'è la linea di passaggio, a sapere che deve marcare il difensore con cui deve confrontarsi, sfidarsi ogni volta, riconoscere gli spazi, che poi li chiamiate vantaggiosi, svantaggiosi, vantaggiosi, spazi sì, spazi no, è poco importante, ok? E tempo dello smarcamento, quindi ovviamente linea di passaggio significa anche contatto visivo col passatore e quindi tempo dello smarcamento. Vedete che sono tutti aspetti di un problema che sono parte della stessa catena. Noi non possiamo fare a meno uno dell'altro, di un aspetto rispetto all'altro. Domande? Stefano? Sì, eccomi, scusa, stavo parlando in muto. Dalla chat tutto tace. Ok, sorsettino perché faccio 5 minuti lì con un libro. Sei chiarissimo o si sono abbioccati? Siamo sempre lì. Ok, non è un problema adesso. Ce ne accorgiamo, tranquillo, vediamo poi se qualcuno avrà voglia di intervenire. Allora, comunque sia, è un invito che faccio perché le tesi, le idee non si sostengono, si espongono. E spesso e volentieri dal confronto la sintesi è qualcosa di meglio. But my favorite cutter is Devin Harris. Here's an example. As with the ball in the post, Harris sees his man turn his head toward the ball, so Harris shows good timing to cut back door and get the layup. But in this video, I'll be focusing on the two cuts that he does that no. Let's start. Ok, riguardiamo questa azione. Provo a farla andare così. Pivot basso. Questa è la situazione. Uno, palla, contatto visivo, difensore che gira gli occhi, perché così come lui mi guarda attraverso gli occhi, lui mi vede attraverso gli occhi. Questo smarcamento, la domanda è, come si può classificare? È un backdoor? Probabilmente non è un backdoor, perché forse questo posizionamento suggerirebbe questa ricezione. Ok, allora se vogliamo andare sulla casistica, come lo definiamo questo taglio? Questo è sono due punti realizzati solo dal fatto che questo giocatore vede la palla, vede al contatto visivo col passatore, vede il difensore che è cieco in questo momento e chiaramente gli tira una coltellata alla schiena. And get the layup. But in this video, I'll be focusing on the two cuts that he does that no. Let's start with the stop and go cut. Harris demonstrates it here, and what it is Harris simply jogs along the sideline while the Mavericks are dribbling it up, and then once he gets to around the wing area, he quickly accelerates, changing speeds to cut back door, and here he gets a layup. It's a very strategic cut. By kind of being lackadaisical on running down the sideline, he makes his defender relax so he can blow by him when he does cut. Again, Harris uses it in semi-transition, and here it's an even more extreme stop and go. You may be thinking, well, this is just horrible defense. But keep in mind, he does blow by a great defender, Marcus Smart here. And the reason it works is because Smart is facing forward, while Harris is running in the opposite direction. So the momentum is on Harris's side, and Smart has to turn and run once he sees Harris cuts, and he's not able to keep up with Harris. Okay. My favorite cutter is... Questo giocatore ha fatto qualcosa come... così 4 punti, 6 punti, semplicemente facendo un cambio di velocità.
Il comune denominatore dei canestri che ha fatto sono stati la visione della palla e degli occhi del passatore, la visione del difensore e degli occhi del difensore. Tra l'altro, qui parlo del triplo vantaggio, stop and go. Stop and go significa semplicemente un cambio di velocità. Questa è una partita di NBA. Che cosa hanno fatto? Cosa ha fatto questo giocatore Devin Harris di così clamoroso? Certo, aveva i prerequisiti e ha usato l'iniziativa, quella che chiamavamo all'inizio mantenere iniziativa costantemente sull'attacco, e ha riconosciuto una situazione che in quel caso era una situazione problema per il difensore, perché se guardi la palla e non guardi anche me, tu sei cieco, io ti punisco. Tra l'altro questo stop and go è la prima forma dove noi possiamo, questo il cambio di velocità, è la prima forma per elevare la performance dei nostri ragazzi. Chiunque può fare un cambio di velocità, chiunque. Ok? Tra l'altro, chi correva in avanti, vede davanti a sé, ha iniziativa, mentre il difensore corre all'indietro, non vede dietro di sé e non ha iniziativa. Ma la chiave è scegliere il momento in cui andare, quindi quello che lui ha fatto in maniera esemplare. Dato che qualcuno probabilmente soffrirà perché parlare di ste cose, se non ci sono dentro dei blocchi, non gode, allora andiamo a far vedere anche questa cosa, questa clip. Vediamo un giocatore diverso. My favorite cutter is Devin Harris. Here, moving on to the chop cut, which is a term I got from Zach Bovaire's excellent YouTube channel. Here's the chop cut. So it's a pick and roll here on top, and the roll man will roll. And right afterwards, Harris will cut in behind the roll man Powell and get it and score a layup. The reason it works is because Harris is on the weak side, and his defender's responsibility is... Allora, una precisazione. È chiaro che questo pick and roll in questa situazione con due giocatori qui, lato pieno lo chiamiamo, e un solo giocatore qua al lato vuoto, è una situazione critica per chi difende, perché se questo giocatore chiaramente va a fare un aiuto, non può marcare anche lui. Allora la realtà è che questo giocatore fa esattamente la cosa che ha fatto prima, semplicemente ha riconosciuto una posizione sbagliata. So he loses track of Harris, who can cut right in front and curl into the lane. In questo caso perché è risucchiato dal roll del difensore e ha sfruttato lo spazio che si è creato. Si parte. Harris does this pretty often. And on this play, it's Quinn Cook who is defending Harris and bumps the roll man. And when he closes out, notice how he closes out to where he expects Harris to be, behind the three-point line. So Harris is able to sort of face cut, get it, and score. Okay. A chi di voi adesso ha raggiunto l'orgasmo perché ha visto un blocco, faccio presente il discorso di prima, e cioè che Devin Harris non ha fatto niente di più che quello che ha fatto all'inizio, cioè non ha fatto un arresto e tiro, un palleggio, non ha sfruttato un blocco, non ha fatto niente se non giocare uno contro uno su quei principi che sono diventati dei principi guida, che poi chiaramente verranno anche confermati nell'utilizzo, se vogliamo, dei blocchi. Per cui, chi di voi ha goduto col chop cut perché ha visto un blocco, chop cut, vada via i chop. Voglio dire, la realtà è che c'è un tempo per ogni cosa. Chiaramente, per giocare senza palla, bisogna fare un percorso che esula da quello dei blocchi, ma come vedete Devin Harris ha giocato senza blocchi e sfruttando una collaborazione all'interno di un pick and roll. Ok, benissimo, guardiamo sta roba qua adesso, però eccolo qua, e arriviamo al dunque. Reading your defender, most specifically their head. The most perfect time to off-ball cut is when your defender loses sight of you. Many times this happens as they're watching what's going on with the ball and forget. Cosa guarda questo difensore? Questo è Wade, non è che sono io, Questo è Wade. Pay attention to you. So then just time your cut to when your defender is fully turned away from you. Most of the time they're not even going to know that you're cutting and you're going to get an easy lane to the basket. All right, here's another clip.
Look, I'll watch. So just be ready to capitalize on their defender's head turn. All right, so now let's talk about timing. Anche qua. Marca il difensore. Vede la palla, marca il difensore. Vede la palla e marca il difensore. Questa è tecnica individuale. Vede questo. Ovviamente in due situazioni analoghe non tutti hanno l'iniziativa di attaccare. He doesn't cut until he knows the passer can give him the ball. He's not cutting right now because he knows the passer, LeBron, won't be able to see him because his back's to the basket. So as soon as the passer makes his move and can now see the open floor, Dwayne Wade begins his cut. Timing your cut like this can assure that you don't waste it and cut before the passer's ready to give you the ball. Ok, la domanda è, quando taglia Wade? Fateci caso. So, just be ready to capitalize on the defender's head turn. Questo è LeBron James, non si vede bene, ma si vede che sta guardando in questa direzione. Quindi, teoricamente, questo giocatore potrebbe avere l'iniziativa di prendere una palla qui per tirare. Non lo fa. Wade vede la schiena del difensore. Il difensore sta guardando LeBron James, ma non parte. Perché non parte? Perché questa zona è trafficata e non è visto, cioè non è visibile, se non con un passaggio parabolato e lento, infatti non glielo fa. Quando parte Wade? Quando parte Wade? Wade doesn't cut until he knows the passer can get him the ball. He's not cutting right now because he knows the passer, LeBron, won't be able to see him because his back's to the basket. So as soon as the passer makes his move and can now see the open floor... Parte quando il giocatore con la palla in mano stabilisce un contatto visivo. Allora, mai partire senza contatto visivo. O parti sul contatto visivo o al limite dopo. Ma questa è la chiave per ricevere. Timing your cut like this can assure that you don't waste it and cut before the passer's ready to give you the ball. Ok, e Wade è comparso dal nulla. Ecco perché lo chiamiamo taglio fantasma. Taglio fantasma. Allora, la domanda è, andiamo sulle casistiche? Come alleniamo sta roba qua? Non è una casistica. Perché il problema è lo stesso. La guida sono gli elementi guida sono i riferimenti. Vedere dove la palla, vedere gli occhi del passatore, vedere il difensore, marcare il difensore. Se il difensore orienta la testa verso la palla, questo taglio è canestro in automatico. È un taglio contro un difensore cieco ipnotizzato dal pallone. Adesso guardiamo invece, sempre parlando di tagli, perché una delle cose importanti che vi suggerisco e vi vorrei lasciare come messaggio è che possiamo andare ai clinic, fare i corsi allenatori, ascoltare quello che vi dice qualsiasi allenatore, anche il più bravo, leggere i libri, tutto quello che volete voi, ma alla fine il gioco è l'unica cosa reale della pallacanestro. Un libro può avere importanza, ma deve esserci riscontro nel gioco di quello che andiamo a leggere. E noi spesso e volentieri invece abbiamo risposte a domande che il campo non presenta, ma non presenta magari neanche mai. Allora adesso quello che vi chiedo è, guardiamo sempre il gioco senza palla, questo giocatore qua. È veloce? No. È efficiente ed efficace? Sì, perché si è andato a mettere nel posto giusto, al momento giusto. E guardate bene il lavoro di piedi. Qua non mi riesce. Guardate bene il lavoro dei piedi. Va oltre il difensore, va oltre i piedi del difensore e poi ci va dentro. Moses Malone faceva una cosa del genere per andare a rimbalzo, superare il tagliafuori. Questa è una ricezione, ma può essere benissimo una tecnica per superare il tagliafuori. Andiamo avanti. Domande? Nulla. Tutto chiaro. Andiamo avanti. Sempre taglio davanti. Roll cuts work best when a defender decides to stay and try to follow you around the screen. And there's a couple keys that can really work best when a defender decides to stay and try to follow you around the screen. And there's a couple keys that can really help you out to get an open look. But the first key is what we like to call getting hip to hip. And this means that when your teammates send you a screen, you want to get your hip as close to their hips as possible. Now this is important because it leaves no... La domanda è, che cambio di direzione fa
per ricevere la palla, Wade. It can really work best when a defender decides to stay and try to follow you around the screen. And there's a couple of keys that can really help you out to get an open look. But the first key is what we like to call getting hip to hip. And this means that when your teammates send you a screen, you want to get your hip as close to their hips as possible. Now this is important because it leaves no space for your defender to slide. Qua non si vince, non si perde niente, eh? Quale cambio di direzione ha fatto? In realtà non ha fatto nessun cambio di direzione, ha fatto una partenza incrociata, che è una delle tecniche migliori in assoluto per sfruttare i blocchi, perché incrociando addosso togli spazio tra te e il difensore e vai spalla a spalla col tuo uomo. Stessa situazione, stesso gioco. So they have no choice but to give you great position on the cut. Now the second key is time. Si è visto bene. Now just like we learned before, you want to watch the ball handler and make sure that they can give you the ball on your cut. Now there's no rule that says you have to cut quickly. You can time your cut for the optimal time when the ball handler's ready. Just remember. Anche in questo caso, incrocio addosso al difensore e ricezione. L'incrocio, ok, in un taglio davanti è magico. È magico, ok? E questo, e ringrazio Giordano Consolini che mi ha dato il permesso di pubblicare questo, ok? Volevo farlo con mia moglie, ma poi sareste rimasti ammagliati dalle sue gambe lunghe e sottili, frates non ridere. E, ok, quindi voglio dire, questi due piedi, 1-1-2, piede sinistro oltre il piede del difensore, incrocio addosso, ok? Questa è la tecnica, si chiama footwork. Queste cose non sono scontate, ok? E rendono efficace o no un movimento. Taglio dietro. Adesso io la domanda che vi faccio, prima di andare a leggere, è... Guido, scusami. Sì, dimmi. Una domanda di Luca. Sì, tanto io bevo. Dimmi. Chiederei di accendere il microfono, così la fa direttamente lui. Lo sa che quello che fa la domanda per primo vince una vacanza di una settimana... al mare con te quest'estate e no, con le tue due, e con le tue due fidanzate? Allora non la faccio. La seconda, però... la seconda ritiro. Strozzi, quindi non so se la vuoi quella di Strozzi. Lui vince 5 giorni anziché 7 e così a scendere. Dai, vai Luca. Allora, la domanda, e mi scuso forse la banalità, in fase di apprendimento, inteso anche nella partita come momento di apprendimento, non ti interessa la spaziatura, cioè il fatto di dire stare larghi, lasciar giocare, eccetera, non ti interessa perché il concetto in partenza è vedere il passatore se mi guarda e marcare il difensore, quindi il resto... Allora, lì bisogna fare delle scelte. Intanto, prima cosa, ti ringrazio per la domanda perché questo lo insegnano i politici. E di banale non c'è mai niente, ogni domanda merita una risposta. E spesso e volentieri nella domanda più banale c'è l'insidia più grossa, nel senso che ti mette in difficoltà perché devi dire qualcosa di sensato. Allora, bisogna darsi delle priorità. Se noi andiamo in palestra e vogliamo insegnare una cosa e poi ne correggiamo altri 7, domanda, cosa alleniamo? Quindi bisogna sì vedere tutto, ma bisogna capire che c'è qualche cosa di più importante oggi, cioè non è tutto importante alla stessa maniera, anche se poi nel gioco lo è. Devi darti delle priorità. Allora, se stai allenando in quel momento quell'aspetto del gioco, cioè il tempismo tra chi guarda il passatore e decide se tagliare, è chiaro che posso fare un taglio, ok, in una zona sbagliata, ma se io ho negli occhi il passatore, questa cosa è giusta. Allora, piuttosto che dirgli che ha sbagliato, mi verrebbe da dire: bene, bene, hai guardato Giovanni che ha la palla in mano e c'era questo collegamento visivo, vi stavate guardando, comunicavate con gli occhi, bravo, che questo è anche un modo strategico per parlare. Ma se anziché andare in quello spazio occupato, vai in uno spazio dove non c'è nessuno, lì la palla la ricevevi. Allora, questa può essere una correzione all'interno del gioco. Oppure, vuoi spiegare che è più comodo giocare larghi? Fagli giocare 3 contro 3 dentro i 3 secondi. E poi chiedi, come va? Giocate, dai, senza palleggio, con il palleggio. Com'è? Facile? Difficile? Proviamo a giocare adesso fuori dai 3 punti e dentro l'area dei 3 punti. Com'è? Cioè, sono cose che bisogna far sperimentare. Io non posso dire a te questa cosa è buona se non te la faccio assaggiare. Ma se non l'assaggi, non puoi solamente fidarti di me e prendere per buono. Non funziona così. Oltretutto può anche essere che quello che ti propongo di assaggiare ti faccia schifo. Non so, quindi bisogna far provare ai ragazzi... Bisogna darsi le priorità. Ci sono degli errori primari e degli errori secondari. Quindi ci sono anche degli obiettivi primari che devono essere immediati, secondo me, i primi da curare. Per esempio, per elevare il gioco, la qualità del gioco in attacco, io la prima cosa che farei, sai qual è?
e fargli fare il gioco della sberla, per fargli capire che vince chi usa i cambi di velocità. Quello che noi facciamo giocando, veloce veloce, lento lento, no, le variazioni fanno la differenza e tutti possono fare variazioni. Quindi devi trovare delle priorità e un percorso progressivo. Ovviamente quello che tu vedi, se il giocatore fa guarda, pensa e fa, per te è più difficile, perché tu fai guarda, pensa, fa come lui, perché parlate di pallacanestro, ma in più guardi lui, non, non solo la situazione, per cui devi guardare lui e capire attraverso i tuoi ragionamenti cosa fa bene e cosa fa male. Quindi il tuo è un doppio lavoro. Non so se sono riuscito a darti più chiarezza o più confusione. No, no, assolutamente. Okay. Grazie. Via con l'altra domanda, allora. Ne abbiamo altre due. Andiamo adesso. Via. Una sì, perché riguarda vai. L'ultimo video che hai fatto vedere. Strozz, vai. Ciao Guido, ascoltami, io volevo chiederti, dal punto di vista dell'insegnamento, che cosa vai a chiedere a un attaccante sul, appunto, il taglio davanti, incrociato, omologo, adesso immagino che lo dirai, ma dal punto di vista del contatto col difensore? Rientra sempre nella visione, guarda il difensore se è vicino, se è lontano, o glielo dici tu o lo lasci che siano loro a... Allora, per essere chiari, uno, parto dall'aspetto più macroscopico. Se sei su una grande superficie di campo, non necessariamente il contatto è necessario, basta che fai uno sprint e gli vai via. Ma se c'è vicinanza del difensore e poi c'è uno spazio da raggiungere dopo, probabilmente devi aspettarti la possibilità di un contatto, ma chiaramente che in quel caso se tu vai per tagliare non è che lo cerchi, tu cerchi di evitarlo il contatto. Il contatto lo cercherai quando si parlerà di rubare le posizioni. Un altro aspetto, ci sono ragazzi che hanno paura del contatto. Allora, paura del contatto, cosa fai? Non è che puoi prendere la rincorsa e farli andare a schiantare contro un muro. Io in questi giorni, a differenza magari di altri che si sono ubriacati di uscite, blocchi e cose del genere, io ho cercato di sentire come fanno nel calcio, come fanno nel rugby. Nel rugby, che è uno sport di contatto importante, ai bambini la prima cosa che insegnano per superare la paura del contatto, per esempio del cadere, se io facessi il portiere, tu sei stato mai in porta, ti viene spontaneo tuffarti e cadere? No, non credo. Qualcuno lo fa di natura perché è un po' così, ma... allora, io lo faccio perché sono pazzo, lo sai, però vabbè, con un'altra. Benissimo, però non è così per tutti, per tant'è che ci sono tanti ragazzi che questo, la paura del contatto ce l'hanno. Domanda, situazione, problema, come l'affronti? Allora, per esempio, una strada è fare esercizi già da terra. Banalmente, invento, parlo di ragazzi piccoli, sono tutti sdraiati a terra. L'ultimo deve rotolare sopra quelli davanti e andare giù. E così fino ad andare là in fondo, come se fosse una competizione. Capisci che a questo punto il contatto, il rotolare, con gli avversari, poi andare dentro, sono tutte cose che nulla hanno a che fare col gioco, ma sono indotte e sono un modo per, come posso dire, non mi manca la parola, per distruggere questa visione negativa del contatto, facendo esercizi che partono da cose che possono sembrare non sensate. Sicuramente non posso mica mettere chi ha pure il contatto lì a prendere gli sfondamenti come li faceva Cantarello. Questo scappa dalla palestra, ma poi non torna più. Quindi, situazione problema anche per noi. Davanti a un problema che tu trovi, benissimo, devi trovare anche una strategia per venirne fuori. Non puoi solamente dire non va bene. Non so se anche qui ho dato la confusione o ti ho dato... No, anzi, mi hai dato fiducia, perché io queste cose le faccio, perché da preparatore faccio tanto i plank a terra, i plank a contatto tra uno e l'altro. Allora, se le fai, perché mi fai questa domanda? No, perché la mia domanda era appunto più sulla parte che però hai risposto già con la domanda di prima, in realtà, sul guardare il difensore, appunto. Okay. Quindi sulla decisione in base alla visione che ho del difensore. Va bene. Andiamo avanti allora, figurati. Allora, io adesso ho una domanda per voi, poi andiamo con le domande dopo, Stefano. Vai, ok. Ok, almeno interrompiamo un pochino. Sì, cambio di direzione o incrociato nei backdoor, nei tagli dietro. La vostra domanda, la domanda è questa. Si fanno tagli davanti, si fa in cambio di direzione incrociati o omologhi? Datevi una risposta. La risposta può essere, si fanno cambi di direzione incrociati, si fanno cambi di direzione omologhi, si fanno tutti e due, si fanno di più con gli omologhi, si fanno di più con gli incrociati.
Avete una risposta o no? Benissimo, andiamo a verificare con i filmati che ho io, ovviamente. Ma poverini, sono tutti in muto, non possono risponderti. Bene, ma no, ma la domanda è, ognuno deve darsi la risposta. Sì, sto scherzando. Devono darsi la risposta. Andiamo a vedere. Right. So no doubt about it, the easiest way to score points is either with layups or dunks or finishes by the rim. And setting up a backdoor cut is one of the best ways to get... Hey, Coach Colin Castello with Shot Mechanics Basketball. Today I want to go over one of the easiest ways to score points, and that's the off-ball backdoor. Ok. Che cambio di direzione è? È un arresto, una partenza incrociata. Right. So no doubt about it, the easiest way to score points is either with layups or dunks or finishes by the rim. And setting up a backdoor cut is one of the best ways to get... Chiedo scusa, è semplicemente un arresto e una partenza incrociata. E come vedrete tante volte, per ripartire c'è sempre un aggiustamento, quasi un saltellino sul posto. Ok, sono cose che potevate vedere anche prima. Ok, allora, cambio di direzione frontale sul backdoor. Vediamo adesso, sempre taglio dietro, torniamo a vedere Wade. All in the setup. As your teammate's coming to set a pick, you're going to plant hard on your top foot. This will make your defender jump to fight over the top of the screen. As soon as he commits, that's when you explode off of your planted foot going back door. And to finish it off, take the quickest route to the basket. Try to take your cut in a straight line and don't banana on your top foot. Cambio di direzione omologo. This will make your defender jump to fight over the top of the screen. As soon as he commits, that's when you explode off your planted foot going back door. And to finish it off, take the quickest route to the basket. Try to take your cut in a straight line and don't banana cut or arc to the basket. Setting up a perfect backdoor cut is a great way to get a few super easy points and keep your defender... Partenza incrociata. Backdoor cut is a great way to get a few super easy points and keep your defender honest throughout the entire game. Think about it. If you can just get two backdoor cuts a game, that's 4 points you can add to your scoring average right out. Arresto. So try setting up partenza those cuts incrociata. And see if they work. Allora, vi dico questo perché, ribadisco, il gioco ci può dare molte indicazioni. Taglio dietro, questo che è? A cazzo. Vabbè. Anche... Ah, ecco, benissimo, benissimo. Situazione diversa, da passaggio. To watch the passer's eyes to make sure you can make a little bit of eye contact before you begin your cut. If you can't see their eyes or their heads turned, odds are that you're cutting a little bit too early and you're going to want to wait for just a second. So number one, just make sure you're setting your cut up. And number two, make sure you're timing your cut correctly. All right. Non vorrei aver schiacciato qualcosa di sbagliato. Si vede sempre? No, questo qua io l'ho visto proprio tutto a scatti. L'ultimo non si è visto niente. Mi spiace perché qua il mio computer incomincia a accusare gli anni. Allora, vediamo un po' se riesco a rifar vedere. No, perché sennò poi sulla registrazione non si vede neanche lì. Adesso? Si vede? No, vedo tutto nero in realtà. Sai perché? Perché ho messo in pausa. Va bene, si vede? Ok, adesso lo vedo, sì. Ok, allora, questo giocatore passa la palla, si vede? Sì, vai. Piede sinistro a terra, saltellino. Op, cambio omologo. È vero che è una roba piccola, quindi è passettino in croce addosso. Sì, ok, adesso hai capito. Ok, perfetto. Tutto questo per dire che cosa? Che i cambi di direzione incrociati e omologhi ci sono probabilmente in situazioni statiche, ok? Se io sono fermo e parto, mi viene naturale partire incrociato. Se io sono a una velocità relativamente bassa, mi viene facile fare un cambio di direzione omologo. È impensabile sprintare e fare un cambio di direzione omologo, avere le gambe di Antonello Riva dei tempi. Ok, probabilmente è necessario arrestarsi, per cui il cambio di direzione
incrociato o omologo sono in funzione di situazioni fisiche di una realtà oggettiva propria, ma anche dinamiche. Per cui velocità media, l'avete visto nel Wade omologo, quest'ultimo giocatore, cambio omologo, oppure anche lì completamente da fermo, addirittura arresto o già fermo e incrocio. Quindi sono situazioni queste che il gioco vi offre. Quando usare il cambio di direzione in omologo? Quando quello incrociato? Allora, io una soluzione ce l'ho e la soluzione è questa. I nostri ragazzi devono provare di tutto e di più. Andature senza il pallone, andature con un pallone, andature con due palloni, la scaletta, insomma, gli esercizi di reattività in tutte le salse, le varie combinazioni, per capire che i due piedi chiaramente devono e possono funzionare in maniera sincrona, voglio dire, cioè in maniera parimenti efficace. Deve esserci ambidestrismo anche nei piedi. Qui adesso vi risparmio la successione degli appoggi, è più il tempo che ci ho messo per fare il disegnino che altro. Ecco, Giordano viene molto meglio, cambio omologo, piede sinistro che va oltre la difesa e via. E dopo tutto questo pippone, incrocio di qui, incrocio di là, omologo o mico omologo, beccati questa. Easy tips to setting up your cut and getting that wide open look off the back. All right, so the first and probably most important header away from the hoop first before cutting quickly back towards the basket. Playing basketball is a lot like chess. You have to think about your moves in advance. Non so cosa avete visto, ma la domanda è un cambio di senso? Sì che è un cambio di senso, ma eseguito con la tecnica dei libri, piede sinistro avanti, mi giro, esplodo, sto par di palle. Scusate il francesismo, mi sono fatto prendere dall'euforia. Arresto e partenza. Arresto e partenza. E ancora una volta. Ancora una volta una partenza incrociata. Questo è un altro problema che vi lascio, perché abbiamo parlato. Quindi qual è la chiave di tutto? Adesso questo, facciamo questo e dopo gli altri. Bisogna fare tutto. Bisogna fare tutto. Quindi non solo il giocatore deve sapere all'inizio di passaggio il contatto visivo col passatore, quindi il tempo dello smarcamento e quindi con questi due riferimenti in più marcare il difensore a riconoscere gli spazi liberi. Questa è una cosa che ha imparato una volta, ha imparato per sempre, ma cosa deve saper fare? Deve essere capace di arrestarsi, partire, fintare, cambiare direzione, velocità in spazi e tempi minimi e in modo automatico. Così come il tiro è una cosa automatica, l'uso dei piedi deve diventare una cosa automatica. Fare molte cose, far fare esperienza motoria ai ragazzi. A me piace fare questo esempio, anche se poi non si gioca con più carte a scopa, io 5-3-2, ma se io ho 5 carte da giocare, ho 5 possibilità di fare scopa, se te ne hai una, ne hai una sola. Ecco perché noi dobbiamo dare ai giocatori più carte da poter utilizzare nella partita. È chiaro? E ovviamente l'abilità di sentire il peso del corpo su un piede, sull'altro, e tornare a quello discorso di prima, fermarsi, ripartire, saltare, questo è. Dimenticavo, spingere, resistere ai contatti, questo è. E sono tutte cose che si possono surrogare con esercizi. Ok, adesso andando sempre più dentro al discorso del passaggio, da questo diagramma cosa si evince? 2-1? Questo non è un 2-1, questo è come un 2-2, perché questa disposizione permette a un giocatore di coprire entrambi gli attaccanti. Allora, per giocare bisogna dare e darsi lo spazio. Se i giocatori sono così, vedete qua il difensore che si chiede cosa devo fare, marco lui, perché tutti e due non ci riesco. Allora, la prima forma di collaborazione, secondo me, tra i giocatori è la spaziatura. Questo è un esercizio che faccio spesso, anche senza difesa, per dare un'idea. Allora, io provate a pensare che non ci siano i difensori. Io ho la palla in mano e mi avvicino a te, ok? Ovviamente viene a mancare lo spazio. Devi andare via, perché chiaramente venire a metà campo non ha senso. Quindi vai a canestro, esci di qui, esci di là, non importa. Che sia adesso un taglio davanti, fa parte del gioco. Che sia un taglio dietro, fa parte del gioco, ma il concetto è lo stesso. Nello sviluppo dell'esercizio
può succedere anche questo, che uno, anziché tagliare, vada in angolo, e due, che si vede venire addosso uno, taglia. Allora, in questi casi, bisogna far capire ai ragazzi che sia un taglio davanti, che sia un taglio dietro, che sia uno scivolare verso l'angolo e uno sprintare su linea di fondo, bisogna usare i cambi di velocità, sono tutti movimenti che bisogna fare per ricevere, per ricevere, per ricevere e per non ritrovarsi in questa situazione. È una cosa estremamente comprensibile. Dopodiché l'esercizio diventa un 3 contro 3, io lo chiamo davanti, dietro e tolgo palla, perché palla significherebbe l'end-off, che è una delle possibilità, ok? Adesso dovrei andare su a rivederle, però è evidente, quando è che faccio dai e vai? Quando taglio davanti? Quando c'è il difensore tra me e il ferro, e quindi tra me e la palla c'è spazio davanti, qui, dietro. Non vi sto a insegnare queste cose perché già non vi insegno altro, figurarsi questo. Qui, ovviamente, è una situazione diversa, una collaborazione. L'end-off è perché il difensore magari ha contatto, ti impedisce di tagliare, usi il contatto e salti dietro. Ecco, questo all'inizio non lo farei. Lo farei invece usando davanti, dietro, e per esempio, la prima parte dell'esercizio, se passo la palla e loro tirano, me la faccio ripassare perché voglio avere il controllo di quello che fanno. E quindi una decina, quindicina di secondi, io gioco facendoli muovere e facendomi passare la palla tutte le volte che voglio, riproponendo queste situazioni qua, con il refrain davanti, dietro palla, e ci deve essere coerenza, una scelta corretta. Dopodiché passo la palla e grido 10 a scalare, giocano 3 contro 3 contro il piede di là. Chiaro l'esercizio? Sì. Rispondo io, sì. Adesso vi chiedo un po' di attenzione. Consideriamo uno fa un backdoor e si trova anticipato. Questo giocatore rimpiazza e riceve. Ora, rubare la posizione cosa significa? Prima domanda. Con la palla qui, ok, il difensore dove devi difendere? Tra la palla e l'avversario. Se la palla circola, quindi questo passaggio non è possibile, il passaggio di backdoor non è possibile, ma la palla gira, il posizionamento viene a mancare, il posizionamento difensivo. Ecco che rubare la posizione, come il taglio fantasma, è una cosa fattibile se numero uno ha chiaro che deve sapere dov'è il difensore, dov'è il pallone. E allora a questo punto si può pensare di rubare la posizione per ricevere la palla e fare un tiro qua. Domanda, questa roba qui è una roba fuori dal mondo? È una cosa che sia, fra virgolette, strategica? Perdiamo le ore a insegnare ai ragazzi dei movimenti particolari? Direi proprio di no. Direi proprio di no. È un concetto che già abbiamo applicato al gioco. Allora, che cos'è il taglia fuori offensivo? Che cos'è il rubare la posizione? Altro non è che un taglia fuori offensivo. Se questo è un taglia fuori difensivo, questo, provate a guardare qui. Non è un taglia fuori, questo è giocare per ricevere tenendo l'avversario dietro. Ok? Allora, quello che vogliamo insegnare è questo. Sbracciata, quindi io fronteggio il mio avversario faccia a faccia, qui purtroppo il disegno non aiuta, io sono con la mano destra verso il canestro, il difensore qua, con la mano destra sbracciata tipo stile libero, incrocio addosso per finire in questa situazione, quindi sbracciata e incrocio addosso, spingere con il culo, spero che, ok, il termine tecnico sarebbe rinculare, cioè con piccole passettini prendere contatto col culo qua e continuare a spingere, ok? E poi a seconda di dove sento il contatto vado a spingere ancora di più. Questi sono esercizi che si possono fare, c'è tutta una sequenza didattica molto semplice che io perlomeno uso, metto un difensore, due giocatori schiena contro schiena e uno deve spingere l'altro semplicemente proprio con una prova di forza. Adesso non mi viene bene, avrei avuto necessità di qualche filmato che purtroppo non ho. Cioè si può fare questa cosa e secondo me è molto utile e vantaggiosa, per cui può succedere che cosa? Che nella partita il backdoor
il rimpiazzo, il passaggio, crei una situazione dove ricezione e tiro sia facile interna senza palleggio. Una cosa che alleniamo regolarmente negli uno contro uno. Abbiamo già detto che se giochiamo uno contro uno fino a canestro, se io attaccante sbaglio il tiro e tu prendi il rimbalzo, tu tiri da sotto. E come? Proteggi il corpo, col corpo la palla e tiri con la mano lontana da me. Benissimo, sto tiro qua, altro non è che questo. Prendo, gli unisco e tiro. Ok? Quindi rubare la posizione. E oltretutto, questo mi aggiunge una componente in più. Gioco interno, passaggio penetrante. E lo ritengo molto educativo. Gioco interno e difendere su un giocatore che ti spinge dentro. E lo trovo molto educativo. Se sai come fare a tenerlo dietro, forse sai anche come fare per non farti mettere dietro. E lo trovo molto educativo e formativo. Ok. Frame, esercizio numero 2. Io faccio delle situazioni, tipo attaccante, difensore. Io che non sono in visione, mi giro e quando mi giro e sono in visione l'esercizio inizia. Oppure palleggio da un segnale. E questo perché è richiamare continuamente contatto visivo e timing dello smarcamento. Frame numero 2, eccolo qua, rende molto di più. Ok. Fronteggio, questo giocatore potrebbe, sbracciata, spinge dentro, magari riceve con la mano sinistra. Sbracciata, spinge dentro, salta fuori per ricevere. Sono dei frame, proprio come dei frame di una pellicola, ok? Ho questa situazione qui. Fronteggio, taglio davanti, taglio dietro. In questo caso metto sempre un appoggio perché sull'eventuale rimpiazzo posso dare la palla dentro qui, oppure in angolo, oppure no. Ecco, quindi in questa situazione utilizzo un appoggio. Ok, quest'altro esercizio secondo me è interessante. Per esempio si può partire da questa posizione. Sono 3 ricezioni consecutive. Se il giocatore riceve sul backdoor gli concedo anche il tiro, però una ricezione mi ripassa la palla. Probabilmente se non è da questa sarà dall'altra parte, seconda ricezione. Mi prende la palla, non tira, me la passa e sulla terza ricezione va a tirare. Io posso far partire il giocatore qui, lo posso far partire qui, lo posso far partire, merda, chiedo scusa, lo posso far partire in situazioni diverse, in frame diversi, ma sempre 3 ricezioni consecutive. Andiamo avanti. Quarto esercizio, uno contro uno da recupero. Questo giocatore passa la palla, sprinta indietro, mentre questo parte. Può passare la palla uno dei due, non importa chi. E giocano da una situazione dove però c'è molto spazio a favore dell'attaccante, c'è una corsa in avanti di chi difende, di chi attacca, c'è probabilmente una corsa in avanti per poi girarsi di chi difende. Una situazione sicuramente difficile per chi difende. Ma non a caso, se è difficile per chi difende, lo faccio perché voglio in questo caso favorire il mio giocatore in attacco. Questo esercizio ve lo faccio vedere così. Quindi questo passatore, la palla la può passare o qui o qui. Io qui mi sarei incazzato come una bestia, chiaramente lo dico a voi, in realtà avrei fatto notare a questo giocatore che per partire deve avere il controllo della situazione, per cui avrei preteso che ci fosse un'occhiata a destra, un'occhiata a sinistra, perché la nostra prima regola, una delle regole che noi ci siamo dati, è questa, la palla canestro è guarda, pensa, fai. Questa è la palla canestro. Ok? Andiamo avanti. Perché poi qui bisogna trovare la coerenza. Scusa.
Ok. Quello che può succedere in questo esercizio è che, non sapendo dove lui passerà, dove lui passerà la palla, ci sia magari qualcuno che fa il furbetto per avanzare. Ecco, questa è una regola non scritta. Settimo, non rubare. Ottavo, essere onesti. Ok? Quest'altro esercizio, io da qua dietro, attaccante, attaccante, difensore, difensore, butto la palla parabolata e lenta, in modo che l'attaccante la prende, il difensore recupera, ed è la stessa situazione di prima, però oltre alla possibilità di penetrare, ovviamente, là si mantiene l'esercizio di prima. Penso che sia abbastanza chiaro, spiegato in maniera magnifica. Questo esercizio qui invece è interessante, anche questo, soprattutto per dare aggressività a chi gioca senza la palla. Abbiamo attaccante e difensore, uno col pallone e uno senza. In buona sostanza, il passaggio viene fatto sul lato dove c'è il nostro giocatore libero, senza palla, e da qui si inizia a giocare. Qual è la situazione intrigante? È che io posso giocare per ricevere dal primo passatore, ma posso anche, magari perché sono marcato, tagliare o andare a ricevere dal secondo passatore. È una cosa in più che aumenta la difficoltà, ma dà questa idea di aggredire con un cambio di velocità la ricezione, insomma. Ovviamente in questo caso il difensore sa dov'è la palla, cioè dove c'è quello che non ha la palla, perché ovviamente l'esercizio lo prevede. Vedete come sono incentivati a usare le finte e attaccare lo spazio libero? E banalmente, questa è la vera essenza del dai e vai. Cioè andare opposti alla direzione in cui tagli. Così aumenti lo spazio per la ricezione. Proviamo a immaginare che questo fosse non un passaggio, ma un palleggio. Palleggio che muove la difesa di qui. Qui lo spazio si va a stringere, quindi anche la possibilità di tagliare ha meno spazio. Qui lo spazio si va ad allargare. Qui l'inerzia è a favore del difensore che salta verso la palla. Su questo ribaltamento, spazio e inerzia sono a favore dell'attaccante. Se il difensore fa furbacchione, ovviamente, regola, si va a canestro e poi il difensore che si è reso reo di questa furbata prende un pallone e fa due campi palleggiando con la mano sinistra. Questa è la punizione, una punizione tecnica, non una punizione fisica, corporale o di altro genere. Hai fatto una cavolata, hai fatto il furbo, ti è andata male, hai preso il canestro, fai due campi, mano sinistra sprintando. Hai fatto una cazzata, fai un altro due campi. E quindi questo è, diciamo, il criterio che noi utilizziamo per educare. Ok? E direi che con questo avrei finito la presentazione, avrei mille altre cose, ma la difficoltà è riuscire a concentrare meno cose con l'idea di far passare quello che ritengo veramente importante. Allora, prima di tutto, vi ringrazio per l'attenzione, perché non è mai scontato e dovuto. Vi ringrazio perché quello che noi facciamo e l'impegno che mettiamo è per i nostri ragazzi, però con una preghiera. Se ti do un euro e tu mi dai un euro, andiamo a casa sempre solo con un euro. Ci compri un caffè se non costa 1,10. Ma se ti do un'idea e tu mi dai un'idea, andiamo a casa con due idee. Ecco, io spero di avervi dato un'idea e mi aspetto anche che nel prossimo futuro siate voi a darne una me in cambio. Adesso sono a disposizione per altre domande. Allora, sì, aveva lasciato in sospeso Stefano. Bravo, quindi recuperiamolo. Se c'è ancora, ci sei, Stefano Zucchi. Sì, ciao. Grazie Stefano, scusa se ti ho lasciato lì. Ma ti ho visto... figurati.
Dai. Figurati. No, mi rifacevo un po' all'inizio di quando hai cominciato con i primi diagrammi. Specifica, perché se ti rifacevi e non finisci la frase, puoi sempre pensare male. Eh? Sui primi diagrammi, quando il passatore deve guardare prima di effettuare il passaggio. Cioè, allora, aspetta comunque... che riprendo la condivisione. Vabbè, ma più o meno anche tutti gli altri. Cioè la mia domanda, il mio concetto era questo. Quanto è importante l'utilizzo della voce, visto che parlavi anche di difendere, attaccare il difensore, cioè difendere il difensore. Cioè quanto è importante l'utilizzo della voce in questi movimenti e se è una cosa che si può, tra virgolette, insegnare o se la lascia l'istinto, la voce o eventualmente i gesti. Ma dove la useresti la voce, scusami? Ad esempio in un taglio backdoor, il mio compagno non mi sta guardando, esempio, mi rifaccio... Ah, ok, no, bene. Mi rifaccio il passaggio no look, ad esempio. No, ok. No, ho capito, intanto però il passaggio no look esiste, ma il più delle volte, cioè non esiste un passaggio no look in questa situazione qua, francamente. Cioè, nel senso che la comunicazione verbale potrebbe essere utile nell'eventualità. Allora, no, ma hai dato una considerazione importante. Allora, parto dal no look. Dal mio punto di vista, giocatori che danno la schiena in situazioni di gioco, come posso dire, che non siano sovrannumeri, ce ne sono pochi. Ma forse non ce ne sono neanche. Cioè, guardare da una parte e passare dall'altra viene bene in situazioni di contropiede o di grande vantaggio, dove hai il tempo di poter fare una cosa. Diverso è... Scusa se ti interrompo. Prego. Ad esempio, giocatore spalla canestro, taglio dal lato debole, la comunicazione verbale non visiva, però posso fare allora, un eventuale passaggio. Se quello che taglia e poi urla, richiama l'attenzione di quello che aveva la palla in mano, concettualmente ci sono due errori. Il primo è quello di chi ha la palla in mano e non usa la testa per fronteggiare il canestro, cioè fronte o spalle al canestro tu devi avere sempre una certa visuale. Il secondo errore è che se tu vedi che io non ti guardo e tagli quindi una situazione in cui io sono cieco e dove tu non puoi ricevere e poi mi chiami, ok, gli errori sono due. Tagli quando non te la posso passare, mi chiami dopo che hai tagliato. Quindi l'ordine è mi chiami e poi tagli. Questo va bene, così come va bene anche il contrario. Ok? Certo. Se io la palla in mano e ti vedo e tu sei lì che guardi un'altra parte, prima ti chiamo, quindi ti faccio vedere che sono qua, che te la posso passare, e poi a quel punto quindi tu sei tornato, come posso dire, in ritmo. Allora, questa è una comunicazione che mi piace. Allora, io ieri ho assistito al clinic di Stefano Bizzozzi, che è chiaramente un allenatore rispettabilissimo, e semplicemente lui dice che i suoi giocatori, se fanno un taglio davanti, devono dire davanti, se fanno un taglio dietro, devono dire dietro, no. Se fanno un rimbalzo, devono dire mia, se vogliono la palla, devono dire palla, eccetera, eccetera. Allora, io ve lo dico con tutto il cuore. Cosa succede davanti a queste cose qua? Uno ci pensa e pensa che questo qui sia matto in maniera critica, oppure uno ci pensa e pensa, cazzo com'è bravo, perché magari lui, perché com'è vero, Stefano è un bravissimo allenatore. La realtà è che magari lo scettico poi viene a sapere la storia di questa cosa. Al di là che già ai tempi di Bardini, Mestre, Bizzozzi, quindi dichiaro la mia età, questa cosa era una cosa che esisteva, cioè chiamavano tutto, non c'è comunicazione. Poi io ho trovato allenatori che per la comunicazione in difesa chiedono solamente che ci sia chiamato il blocco cieco e il cambio di marcatura. Pick and roll, blocco cieco e cambio di marcatura. Per il resto non ha senso parlare. È inutile forzare questo ragionamento delle cose che magari non sono naturali o che sono inutili. Però c'è anche chi dice, perché un'altra genesi è questa, cioè Stefano raccontava che lui è stato a Duke e si onora, ha la fortuna di avere l'amicizia di coach McKillop. Per intenderci, McKillop è l'allenatore di Steve Kerry. Allora, se uno non sa questo, magari dice, cazzo, per la proprietà transitiva non va bene Bizzozzi, non va bene Steve Kerry.
Oppure uno dice, caspita, Bizzosi è bravo, quest'altro è bravo, si fa così. Allora, quello che vi dico io, ognuno deve fare quello che ritiene sia utile. Io personalmente credo che sia inutile forzare i ragazzi a fare una cosa che non è naturale e che non è utile. Allora, in quel caso, io sono distratto e tu mi richiami, tu devi farlo e io ti correggo, io ti invito a farlo. Io voglio che i ragazzi parlino tra di loro, ma non voglio che facciano le cose per soddisfare un mio piacere. Certo. Però la motivazione che McKillop dava a Bizzosi era questa, ed è una motivazione condivisibile. All'inizio fanno fatica, ma una volta che li convinci, lo fanno e ne vedono anche l'utilità. Questo voglio dire, non è per dire che uno va bene o uno non va bene. Voi dovete rispondere sempre a una domanda. Questa cosa va bene? Sì, ma va bene su che criterio? Funziona? Non funziona? È utile o no? Potrei parlarvi dell'uso delle mani. Io ai ragazzi insegno a fare così, l'esercizio delle 10 dita. Ma in realtà, così come il passaggio, il giocare senza palle, il passaggio, la grande difficoltà è che, pensiamo al passatore adesso, non riguarda solamente te che devi passare la palla, che hai un difensore che ti aggredisce, quindi devi saper palleggiare, utilizzare il perno, vedere il campo senza guardare il pallone, non solo reggere la pressione, non solo questo, tu devi vedere dov'è il difensore del compagno con cui vuoi passare la palla, perché come vedremo, io non passo la palla al compagno, ma passo la palla lontano dal difensore. Non so se questo vi è chiaro. Questa è un'altra indicazione. E un'altra cosa, se spalle a canestro ha senso in una situazione, vediamo se la trovo, di rubare posizione, dov'è? Abbiate pazienza. È esatto qua. Ok? Se in questa situazione ha senso chiamare la palla e lasciamo perdere come si passa, come si riceve, in una situazione del genere, in uscita dai blocchi o su uno sprint, ma secondo voi ha senso uscire con le 10 mani, con le 10 dita protese verso il pallone? No. In questa, ecco, qui ha senso chiamare la palla su un contatto. Qui non ha senso chiamare la palla, a maggior ragione se ti metto il difensore, se lo trovo. Non ha senso, cioè, perché chi passa la palla deve avere questo criterio. Io vado a ricevere la palla lontano dal difensore, ma tu la vai a passare lontano dal difensore, il riferimento è lo stesso. Ma la grande potenza di questi principi è che anche il difensore sa dove andrò a ricevere, ma non lo può impedire, perché io ho l'iniziativa e faccio la strada più breve. Certo. Non so se questo è chiaro. Allora, non ho detto che Bizzosi ha torto, perché io ieri ho investito 2 ore del mio tempo per sentire Bizzosi, ma per farmi i cazzi miei. E c'ho qua appunti di cose che ha fatto, un esercizio che avete visto qua, l'ho adattato su una cosa vista da lui. Quindi bisogna avere la mente un po' aperta. Però faccio le mie scelte e io quello che penso lo metto sul tavolo e ne parliamo. Se mi convince... Se mi convinci del contrario di quello che faccio, ma io sono contento. Io non difendo le idee che ho, io le confronto. E se il confronto le sgretolano, ne prendo delle altre. Non sono legato a un partito, a una religione, ok. La pallacanestro non è questo. Sono molto più attento alle esigenze dei ragazzi che a far bella figura con i colleghi. Cioè, io non ho tessere come allenatore. Ho tanti maestri, quello sì. Domande? Non so se grazie. È stato grazie, grazie. Certo. Ok. C'era Giovanni. Sì, ciao Guido. Ciao Gio. Tu all'inizio hai sottolineato l'importanza della quantità oltre che della qualità. Sì. Ecco, in tutti questi esercizi che ci hai fatto vedere, ho visto, essendo che stiamo lavorando sull'1 contro 0, 2 contro 0, l'1 contro 1, al massimo 2 contro 1, 3 giocatori al massimo in campo, nella metà campo per ciascun esercizio. Mm. Potresti consigliarci, per favore, qualche modo per aumentare le ripetizioni? Nel senso che, ok, divido 2 metà campo. Posso fare... Allora, no, ce l'ho chiaro. Allora, adesso vediamo un attimino. Allora, un attimo di pazienza che con i miei potenti mezzi cerco di... Allora, l'abbiamo detto che la pallacanestro è uno sport
che presenta problemi, ok? Tu hai detto, adesso hai fatto un ragionamento eccellente. Riprendo la condivisione, eh? Hai fatto un ragionamento eccellente. Cioè, hai visto un problema, vedo se parte, ok? Campo. No? Abbiate pazienza. Eccolo qua. Se sapessi come farlo partire, vediamo un attimino. Applica. Eccolo qua. Lo vedete il campo? Sì. Allora, alcune cose importanti che hai detto è questo. Allora, la ripetizione si sposa con l'apprendimento. È chiaro? Questo in senso assoluto. A maggior ragione sui movimenti fini, l'automatizzazione richiede ripetizione corrette, se no consolidi l'errore. Quando vi parlavo prima del lavoro a stazioni, io per esempio, se potessi fare allenamento oggi, io farei così. Uno, ho un'ora e mezza sola, benissimo. Ho mezz'ora di tempo che posso utilizzare con i ragazzi nei corridoi, sulle tribune, fuori perché c'è ancora caldo, benissimo. Allora, per esempio, la prima mezz'ora faccio lavoro di andature, qualcosa legato al fatto di insegnare ai ragazzi l'utilizzo dei piedi, ok? Poi magari lavoro di palleggio, poi magari combino palleggio e andature e faccio una mezz'ora di lavoro di quel tipo lì, se posso farlo. Se riesco a farlo, io ho già guadagnato mezz'ora dei 90 minuti che avevo facendo una cosa utile. Seconda cosa, il primo allenamento della settimana insegno un esercizio qua, lo faccio sulle due metà campo, quindi abbiamo 8 ragazzi qui e 8 ragazzi qua, che sono 16, ok? Benissimo, spiego un esercizio, spiego gli obiettivi, sono da solo, mi metto qui perché così vedo tutti e vedo anche questi qua in fondo. Chiamo la responsabilità agli altri se vedo che qualcuno fa il pirla, se fa lo stupidino. Magari lo faccio andando direttamente dal ragazzo incriminato, magari lo faccio parlando con l'altro dicendo guarda Gigino fa il pisconotto, poi noi chissà come mai mentre facciamo i pisconotti gli altri invece si allenano e poi la domenica anche quando possiamo vincere magari si perde meritatamente, perché se questa è, quindi fai anche un'opera persuasiva, non è che bisogna incazzarsi e basta. Se il primo giorno c'è un esercizio e lo fai qui, sui due metà campo, il giorno dopo ne fai un altro e ne hai già due. Il terzo giorno ne fai un altro ancora e ne hai tre. Benissimo. Allora, il quarto allenamento, per dire, tu hai la prima mezz'ora che ti sei fatto fuori qua, poi hai qui, siamo in, mi ha detto, 16, 16 diviso 3, quanto fa? 6, 12, 18, che culo, il numero giusto. Ho 6 qui che fanno l'esercizio rosso. Ho 6 qui che fanno l'esercizio blu, ho 6 qui che fanno l'esercizio bianco. E io nei 3 minuti, 4 minuti, o meglio, chiaramente prevedo magari esercizi di 7-8 minuti, quindi 7, 14, 21, più le pause, in mezz'ora io ho fatto esercizi dove posso aver fatto un esercizio qua a sinistra, un esercizio qua a destra, e qui un'altra cosa magari invento. Qua uno contro uno in palleggio, con la difesa che aggredisce, bisogna andare da qui a là. Qui invece fai degli esercizi di smarcamento, se l'esercizio di prima non lo puoi fare, lo potrai fare per esempio, invento tre file qui che fanno discesa 3 fino ad arrivare qui, quando sei qui passi la palla e inizi l'esercizio come prima perché hai adattato l'esercizio all'esigenza che hai nel momento. Qui fai un altro esercizio. Puoi seguire tutti contemporaneamente? No. La pallacanestro è uno sport di errori? Sì. Allora, la pallacanestro è uno sport dove ci deve essere consapevolezza. Sì, tu cerchi di allenare tutto. E così che il risultato che ottieni è quello di riuscire a fare nello stesso tempo molto di più di quanto avresti fatto invece avendo 16 persone nella stessa metà campo ma sotto controllo. Non so se questo ti è chiaro. La domanda è, questo lo puoi fare anche se non è semplice? È fattibile? Sicuramente migliorabile? La risposta è sì. Costruire un'altra palestra con 6 canestri e la sala pesi e così via è altrettanto possibile? No. Allora, le battaglie che puoi vincere, le combattile. Quelle che non puoi convincere, lascia perdere. Ma tu il problema l'hai individuato, trova una soluzione.
Chiarissimo, grazie mille. Potrebbe anche essere allenarsi all'aperto, eh? Perché no? Di niente. Ti faccio domande? Una domanda, Guido. Prima hai parlato che in questa fascia d'età lavori per l'80%. Chi è che ha fatto la domanda? Io, Stefano. Stefano, sì. Lavori l'80% sull'attacco, ma quel 20% di difesa, quali sono i concetti principali che vuoi far passare? Cioè, un under 13, un under 14, cosa deve saper fare in difesa? Prendo la condivisione dello schermo. Ok. Allora, questo, stabilire le priorità. Secondo me questo è un programma per 3 anni. In attacco, quando tirare, difensore lontano, quando penetrare, difensore vicino, dove penetrare, spazio libero. Importanza, bindettrismo, rimbalzo d'attacco. Marcare il difensore, dare e darsi gli spazi per giocare. Mantenere iniziativo, sfidare l'avversario. Difesa, uno contro uno, contro con palla. Cosa vuol dire? Muro. Vuol dire no tiro, no palleggio, no passaggio facile, rubare la palla. Vuol dire stare tra palla e ferro, cioè linea di penetrazione. Uno contro uno senza palla, giocare tra, non ricezione facile, rubare la palla, significa giocare tra palla e avversario, linea di passaggio, ma se l'abbiamo già imparata nell'attacco, linea di passaggio, per il rovescio della medaglia, ce l'abbiamo anche in difesa. Ovviamente io ti vedo giocare e mi tagli sempre davanti, tagli sempre davanti a Gigino, vado da Gigino e gli dico, oh Ciccio, cioè, se non sei stanco di fare sta roba qua, è la quarta volta di fila, che faccio una roba diversa, ti sta facendo il mazzo. La questione della sfida. Eurolega, Bodiroga, intervallo di non mi ricordo quale partita, parlato di tecnica, lui ha chiesto di parlare, l'allenatore gli ha lasciato chiaramente spazio, lui ha detto solamente ai compagni questo, disse ragazzi, qui è sfida, sfida individuale, o sei più bravo tu o più bravo il tuo avversario, sfida, sfida. Non ha parlato dei massimi sistemi. Questa è una cosa di cultura. Mantenere iniziativa, attaccare l'avversario, sfidare l'avversario, non sfidarle a sbagliare un tiro. Sfidare nel senso che l'errore te lo provoco io. E queste cose vanno allenate. Allora, in quei 20 minuti di lavoro specifico, io posso fare delle cose mirate. Poi, lavoro specifico per modo di dire, io vado sui concetti. Cioè, ti garantisco che questo è importante. Poi magari gli devi insegnare a muovere i piedi. Ma c'è anche un altro motivo. Allora, il motivo numero uno è che l'attacco alla palla, i fondamentali sono molti di più e per maneggiare quella palla è molto più facile addomesticare un toro di quelli che ne rodevi negli Stati Uniti che addomesticare la palla. C'è poco da fare, ci vuole più tempo. Ok? Difesa, i fondamentali sono di meno. Scivolamento, corsa, scivolo, corro o viceversa. Anticipo. Spezzare i tagli, difesa vicino alla palla, il posizionamento comprende tutto, taglia fuori, finito. Finito il bump, se volete. Finito, finito, non c'è nient'altro. Certo, la mentalità è più importante, ecco perché in attacco vogliamo provare a attaccare in lunghezza e in larghezza. In difesa vogliamo provare a difendere in lunghezza e in larghezza. A me piace dire attaccare l'attacco. Una delle persone, degli allenatori che mi ha più segnato in positivo nella vita è stato Mario Blasone, un gigante su queste cose. Fai fare al difensore la strada più lunga, passa la palla lontano dal difensore, cioè fai fare al difensore la strada più lunga. E questo è. Poche cose chiare, la pallacanestro non è facile, se no tutti farebbero bene, giocherebbero bene, difenderebbero bene, giocherebbero senza palla bene, no. Quindi noi dobbiamo sapere le cose e dobbiamo renderla fruibile ai ragazzi, quindi principi, linee guida che ti portano e ti accompagnano. Quello che noi abbiamo visto oggi sono cose che si usano anche, che un giocatore senza saperlo le usa in Serie A, le usa nell'NBA. Palla, difensore, scelta. Poi c'è chi è più atleta, chi è meno atleta, chi è più intraprendente, chi è meno intraprendente. Questo fa la differenza di tutto il mondo. Non so se ho risposto abbastanza alla domanda. Sì, sì, sì. Quello che c'era sulla slide è chiaro. Benissimo. Va bene. Domande ancora? C'è qualche domanda? Allora, dalla chat no. Quindi okay. Darei un ultimatum. Diamo in secondi. Ultime due domande se ci sono.
senza star lì a scrivere, attivate pure il microfono e fatela. Tutto tace. A quest'ora più che fatela, Fatima. Guido Suncanta, ciao, ciao. Oui, ciao Davidone. Adesso non chiedermi come si prende sfondamento perché... No. A parte che, come detto, si deve spiegare tutto ai ragazzi, insegnare tutto, ma c'è una progressione all'età 13-14 sugli arresti? Cioè tu spieghi prima l'arresto di un tempo? Allora, adesso ti ringrazio anche per questa domanda. Allora, la mia spassionata opinione è che i ragazzi devono provare tutto. Poi, ti faccio notare questa cosa qui. Se avessi possibilità ti vado a prendere dei filmati e te li faccio vedere, ma okay, faremo un po' troppo tardi. No. Ok. Allora, se tu guardi Steve Curry, lui è mancino, palleggia a sinistra e spesso volentieri, qual è l'arresto a due tempi? Qual è il piede perno? Per un mancino? E lui è mancino. Io sono, no, non sono mancino. Vado a sinistra. Un destro-sinistro potrebbe fare. Ok, uno dice destro-sinistro perché il canestro è lì. Okay. E il piede perno fa tacco, pianta, punta, indirizzando di là. Benissimo. Ci sono giocatori che se palleggiano di lì, finiscono sempre col piede perno quello che prediligono. Quindi fanno arresto sinistro-destro andando a sinistra, arresto a destra facendo sinistro-destro. Cioè lo stesso arresto nelle due situazioni diverse. Benissimo. Allora, ai ragazzi che alleno io insegno tutte e due le cose. Poi, se questo giocatore fa la resta a due tempi, quando è più grande, in quel modo lì, va bene. O andiamo a correggere Curry. Sì, no, il mio era proprio sì. La... Allora, poi... La poi progressione poi... sarà meglio cominciare da... No, ma questo per dirti, Davide, perché poi c'è la verità. Ci sono tanti vantaggi. Per esempio, l'arresto a un tempo ti permette di avere i due perni. Sì, peccato che adesso col passo zero, se fai arresto un tempo, perdi qualche cosa. Quindi in quel caso ci sono delle situazioni. Il passo zero, nelle uscite dai blocchi, situazioni dinamiche, ti dà dei vantaggi. Il terzo tempo col passo zero ti permette di coprire più spazio. Ma non è per questo che abbiamo dimenticato il terzo tempo di prima, anche se molti non insegnano niente del passo zero. Perché il passo zero ti permette di fare uno spazio, di coprire uno spazio maggiore. Ne hai bisogno, lo usi. Non hai bisogno, non lo usi. Ma se tu non sai che cos'è il passo zero per andare a fare un terzo tempo, non lo userai mai. Non so se questo è chiaro. Certo. Comunque, linea di massima. Arresto un tempo lo insegno? Certo che lo insegno. Ci vuole bassa velocità e saltino. O forse, ci vuole un saltino preparatorio. Tutti quanti, la stragrande maggioranza, forse avete chiaro che cos'è il movimento Georgievich. Penetro, scarico, esco in angolo, la palla circola e viene da me. Se ci fate caso, molti giocatori che ricevono uno scarico sono fermi, fanno un saltino, prendono la palla con i piedi praticamente sulla perpendicolare della palla e cadono con un arresti, fanno un saltellino, ricezione, due piedi, rimbalzano. L'arresto un tempo è più veloce. Però è una situazione relativamente lenta. Se io sono veloce, 1-2 mi permette di fare 50-50. Quindi questo è. Allora, io personalmente farei fare più cose. È chiaro che ho delle idee, ma io le farei fare più cose. Cioè, vi voglio polivalenti. Tante carte in mano, ok? Padronanza del corpo, capacità di mettere il peso del corpo su un piede e sull'altro, dopodiché ti sviluppo talmente tanto questa abilità coordinativa, questa sensibilità dei piedi, che non ci pensi neanche più a cosa fare, perché fai le cose dove ti senti più agio e quelle che in quel momento sono più funzionali, cioè funzionano. Ok, grazie mille. Io con i bambini farei tante cose diverse, li metterei alla prova, però è una mia opinione, ovviamente. Grazie a te, Davidone. Grazie mille. Speriamo di vederci presto. Certo. Ciao. Last call, l'ultima domanda. Ultima, vediamo se arriva. Sembra di no. Dai, Simone Alabi, se non stai dormendo. Roberto Nava, hai fatto la domanda. A chi è che l'hai fatta la domanda? A Giordano Consolini, a me niente. Li prendo tutti in giro adesso. Vediamo un po', fammi vedere chi c'è.
Tra l'altro prima chiedevano, qualcuno mi chiedeva se si potessero avere le slide. Sì, ti mando, no, non solo, adesso se riesco vi mando il filmato di tutta sta roba qua. Ok. Okay? Se avete un po' di pazienza. Guido. Dica Duca. Eccolo. Eccolo qua, dai, fai la domanda. Ciao Guido. Innanzitutto pensavo che non sai che ho fatto, che ormai dico sempre le stesse cose, sono le stesse cose di sempre, Simone. C'è qualcosa di nuovo o no? Beh, sono cose che ho già sentito, però estremamente utili, direi. Va bene. Dimmi tutto, dai. Niente, una domanda. Quando hai fatto vedere quel frame di due giocatori che partivano vicini nel 2 contro 1? Allora, c'erano due attaccanti, uno accanto all'altro. Le cose fatte bene. Aiutami, vai avanti. Due attaccanti, uno spalla a spalla all'altro in punta con un difensore davanti. Era un errore dell'attacco. Sì, no, okay. Lo so. Era per la storia delle spaziature. Esatto. Per dare un'idea, perché io queste cose che tu forse le avrai anche viste. Sono sì, cose, sì, no, ma sono cose che abbiamo già visto. Ma sono cose che faccio vedere ai ragazzi, non sono cose che io mi trovo a fare così, cioè... No, ti faccio una domanda però. Vai. In quella situazione può essere utile secondo te farli partire da quella situazione totalmente di errore? Sì, la risposta è sì. La risposta per farli è sì. Poi risolvere il problema con il giocatore senza palla che magari corre per superare il difensore, l'attaccante che crea spazio in palleggio, è una domanda. Ti sei dato la risposta. La risposta è sì, perché ovviamente anche una delle cose in cui io credo fermamente... Dai, è inutile che vado a cercare la cosa perché... No, lascia stare, abbiamo capito. Ok. Allora, una qualità che io vedo nei giocatori... Eccola. È la capacità di correggere un errore in campo, non a bocce ferme. E lì, per esempio, rispondo a una cosa relativamente alla comunicazione. Io non, di solito, con i ragazzi che alleno, io non ordino le file. Sì, sì. Loro sanno che c'è una rotazione di massima, ma poi immancabilmente c'è qualcosa che non funziona. Allora io premio sempre, e lo faccio in maniera palese, chi corregge l'errore. Correggere l'errore significa riempire una fila vuota. Correggere l'errore significa dire a un compagno che deve andare di là. Ecco la comunicazione efficiente, efficace, che ha uno scopo. Quindi paradossalmente mi viene in mente questo. Allora, se questo esercizio lo farei partire da qua per un 2 contro 1, la prima cosa da fare è allargarsi, per dire. Ok? Sì, o anche da questa situazione qui. Magari metto un difensore qui e uno dietro, pronti via, pum, li fai andare. Cioè, non mi sembra una cosa peregrina. Quindi la risposta è sì. Grazie. Per chi mi chiede se suonavo la chitarra, no, suono anche il banjo. Non so se si vede. Va bene. Va bene. Dai, allora, niente, possiamo dire che troveranno la registrazione su YouTube? Si può già dire? Ah, certo che sì, se lo fate, se no no. Se hai permesso, lo facciamo tra qualche giorno. Se cercate su YouTube Social Malaspina, trovate questo e tutti quelli passati. Quindi andate a dare un occhio che potete rivedere tutto. Io più o meno i video li vedevo abbastanza bene, un po' a scatti, ma neanche troppo, quindi chi ha avuto problemi nella visione prima, se va a vedere la registrazione dovrebbe vederlo bene. E Monica, ci sei? Eccola. Aspetta, fammi dire una cosa prima ai ragazzi. Questa è una massima di Mario Blasone. Dice allora a tutti quanti, se comunque ragazzi, tanto è un piacere quindi per me aver fatto tardi anche stasera. Allora, se avete bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, anche di costoso, compratevela. Ok? Non è mia, è di Blasone, però ogni tanto. Ciao Fabrizio, ci vediamo. So che oggi avete avuto una giornata piena tra riunione e destra manca. Io ho dato buca, c'avevo questa che era più importante. Vai! Che onore. Allora ringrazio Guido, stai bene?
Tantissimi oggi, veramente tantissimi. Siamo all'ultima settimana e vedo che tutti tengono duro, quindi bravissimi. Abbiamo l'ultimo incontro giovedì con Marco Gandini e ringrazio tutti voi, i big coach che ci hanno seguito in questa quarantena, e Stefano che ha fatto da moderatore sempre oltre che da assistente tecnico, e poi tutti gli allenatori che si sono collegati, che devo dire hanno dato una grande dimostrazione di voglia di imparare e di crescere e di utilizzare questo momento difficile per migliorarsi. Quindi grazie a tutti e spero di vedervi giovedì. No, però non te la adesso vado col tu, vado, non è che te la dimmi. Se ci siamo capiti così è facile. Adesso ripeti tutto. Ah sì, beh certo. Va bene, buona serata a tutti quanti allora. Buonanotte, ciao. Ciao, buona serata a tutti. Ci vediamo, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ci si risente. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.